Vi leggo la testimonianza di questa nostra amica, cari, Associata. associata nostra live. Cari amici, io ho due figli, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 13, e siamo in istituzione parentale da 7 anni. Con la scuola di residenza abbiamo sempre mantenuto contatti cordiali ed essenziali. In merito agli esami di idoneità, la più grande ha sostenuto solo l'esame di terza media. Il secondo figlio ha fatto solo quest'anno l'esame di idoneità alla terza media. Questo anno io e mio marito abbiamo avuto un colloquio con la nuova preside che ci richiedeva di fare sostenere a nostro figlio l'esame di idoneità. Come da comunicazione effettuata lo scorso anno, abbiamo ribadito che portiamo incontro a nostro figlio un'educazione personalizzata partendo dalle sue curiosità, talenti e preferenze. Abbiamo ribadito la nostra volontà a mantenere un dialogo, rendendoci disponibili ad un colloquio per mostrare anche gli elaborati prodotti nel corso dell'anno scolastico. Tale modalità è stata accolta dalla dirigente e ci siamo accordati per un colloquio di circa 30 minuti su alcuni argomenti delle principali materie. Sono stati molto accoglienti e sensibili anche in base alla particolare situazione generale, mettendo a proprio agio il ragazzo. Un caro saluto. Ecco, anche qua un'esperienza direi molto efficace, molto positiva, nel senso desiderato e perseguito dalla famiglia. C'è un altro contributo che ci ha inviato la nostra associata, che leggiamo. Allora, già dal titolo, cominciamo dal titolo, esami per l'homeschooling, punto di domanda. Premetto che non posso dare nessuna verità sul dibattito esami sì, esami no per l'homeschooling. Più che altro è una scelta. Mi risulta che alcune famiglie abbiano rinunciato all'idea dell'esame annuale senza grossi problemi o comunque arrivando ad un accordo soddisfacente. Per quanto riguarda me e la mia famiglia, andando al di là di una qualunque interpretazione normativa, posso dire che siamo favorevoli a un momento di confronto annuale. La scuola è fatta anche di persone competenti che si dedicano professionalmente all'insegnamento. Dunque, troviamo utile e importante avere questo confronto educativo con la scuola. Poi, da questo, traiamo le nostre conclusioni, dato che abbiamo scelto di prenderci in toto la responsabilità educativa delle nostre figlie. Questo prenderci la responsabilità non significa per noi essere gli unici interlocutori adulti delle nostre figlie. Nel nostro caso sarebbe nocivo, perché è come mostrare loro il mondo soltanto come la loro famiglia. Dunque, le nostre figlie vivono principalmente in famiglia, ma attorno ad essa cerchiamo collaboratori educativi in base alle nostre possibilità, esigenze, in base a come è fatta ognuna delle nostre figlie. In ogni caso, è per noi indispensabile che abbiano esperienze con altri riferimenti adulti, soprattutto diversi da noi, che possano mostrar loro occhiali diversi per vedere la realtà. Il punto nella crescita per noi non sta nel fatto che crescano con le nostre idee, ma che crescano maturando la consapevolezza delle loro stesse idee e si lasciano guidare sempre più dalla loro stessa forza interiore, unica compagna valida nella vita adulta. In questa ottica, dunque, anche l'esame annuale è un'utile esperienza. Perché no? Il punto dell'esame, che si potrebbe chiamare anche in altro modo, accertamento, vigilanza, eccetera, ma per praticità lo chiamerò così, è che trovo assolutamente pertinente la proposta di Live, ossia dialogo con le istituzioni per ampliare gli orizzonti sulla modalità dell'esame, ossia aiutare i dirigenti a vedere l'ampio raggio di possibilità sul come vigilare il lavoro di istruzione. In particolare, l'esame,
viene inteso dalle istituzioni in modo facilmente standard e intoccabile per quanto riguarda l'età delle medie o secondaria di primo grado, nelle quali le prove di prima e seconda vengono decise in modo analogo all'esame finale di terza. Trovo importante insistere sulla comprensione del fatto che in prima e seconda non esistono programmi prefissati sui quali esaminare, in quanto le indicazioni ministeriali 2012 danno degli obiettivi finali al termine del ciclo. Dunque, come può una scuola decidere su cosa esaminare un ragazzo di prima media se le indicazioni nazionali non dicono nulla? Ecco dunque l'importanza di proporre l'accoglienza del progetto familiare e la condivisione del lavoro fatto durante quell'anno. Questo permetterebbe alla scuola di constatare il lavoro di crescita fatto nell'istruzione e questa è una vera forma di vigilanza. L'esame come verifica va bene, ma sarebbe bello che non fosse fatto con l'intento giudicante che spesso ho vissuto sulla mia pelle, cioè di nascondere dietro ad un voto un giudizio di valore sulla persona, sia si tratti di un voto negativo, sia di un voto positivo. Dovrebbe essere sempre chiarito che il voto non va ad influire sul valore dell'essere umano. Quello resta intatto sempre. Se invece la scuola mi suggerisce di lavorare di più, ad esempio, sulla scrittura, quello mi va benissimo, anzi, mi fa piacere, perché ho sentito di aver ricevuto un aiuto educativo. Una persona competente mi dà indicazioni su cosa, secondo lui, va migliorato. Perché no? Mia figlia, più grande, ha sempre vissuto bene i suoi esamini, così come li abbiamo chiamati. È un momento che ha sempre aspettato e un momento di confronto ed emozione che nel suo caso è diventata una sfida impegnativa ma sostenibile. Così ha potuto confrontarsi con se stessa e mettere mattoncini sulla propria autostima. Questo è quello che è per noi molto importante per la crescita e lo sviluppo dell'autonomia. Michela Bellia. Questo è il contributo che Michela ha voluto fornire a questa chiacchierata, a questo incontro. Se qualcuno naturalmente vuole intervenire su questi ultimi due contributi, naturalmente c'è spazio per farlo, anche se siamo alle 23:56, come dice qua.